Buonasera ragazzuoli, allora ho deciso di filmare di nuovo la notte, insomma diciamo così, penso che vloggerò oggi, ormai è mercoledì 2 settembre, in realtà è praticamente quasi luna e la prossima notte che viene, ecco, ho turno e ancora l'altra, quindi fino a venerdì mattina. Ho deciso appunto di vloggare un pochettino e di dirvi un po' i miei tips, insomma, quello che ho un po' imparato, insomma, dalle notti. Forse non ve l'avevo detto, ma sono praticamente adesso in tirocinio in una semi-intensiva neurochirurgica. È un attimo un po' più tosta, quindi ho fatto una prova perché in realtà domani è il mio sesto turno lì, se non mi sbaglio, oddio, ho fatto 4, 5, sì, con domani sono 6. Quindi no, sono 5 turni, scusatemi, ma praticamente il mio terzo turno che ho fatto notte. E in realtà ero andata a letto tardi, la mattina mi ero svegliata relativamente presto, saranno state tipo le 9 e mezza. Io in realtà non sono una grande dormiglione di giorno, a meno che appunto non faccia notte. E poi in realtà avevo tipo chiuso gli occhi 30 minuti con un'applicazione in realtà che mi aiuta tipo a rilassarmi, a meditare, che adesso ve la faccio anche vedere. Tanto poi ve lo avvicino. E niente, è un'applicazione che io ho scoperto durante la quarantena, mi aiuta un sacco a rilassarmi, anche se magari non voglio dormire, però tendo comunque a chiudere tutto, a spegnere tutto. Quindi diciamo che il mio primo tip per affrontare una notte è sicuramente di cercare di spostare un pochettino il vostro orario di sonno. Quindi io, nonostante fossi stanca perché venivo dal pomeriggio, oggi ho fatto pomeriggio, sto andando a letto all'1. Così almeno di solito io dormo con un range di 7 ore più o meno in realtà, però cerco di andare avanti per anche 8 ore. E di solito appunto dovrei cercare di allungare un pochettino il pisolino pomeridiano, perché noi in realtà in questo reparto qui attacchiamo a lavorare la sera alle 8 invece che alle 9, e quindi dura tipo un'ora in più fondamentalmente. Niente, quindi io adesso andrò a dormire, mi sono già messa in pigiama e tutto, e volevo farvi vedere, ma non so se riuscirò a farvelo vedere. Ultimamente mi stanno venendo degli sfoghi allucinanti. Vabbè, c'è una luce pessima, me ne rendo conto. Vediamo se riesco a farvelo vedere così. Comunque, tipo, ho dei brufoli un po' più evidenti. Qua attorno al naso è agghiacciante perché avevo, cioè, settimana scorsa il brufolo qua, sta settimana il brufolo qua, poi li ho qua attorno, cioè veramente un botto di brufoli, cioè è un po' imbarazzante questa cosa. E domani vorrei cercare di levare il ventilatore perché insomma inizia a fare un po' freddo in realtà. E niente, insomma, buonanotte, ci vediamo domani mattina. Thank you.
Allora, io niente, nel frattempo mi sono levata la maschera, lavata il viso, ho messo un po' appunto di queste goccine qua, olio di rose, e niente, insomma, stamattina faccio così perché tanto poi mi alleno e poi mi lavo tutta, quindi onde evitare di mettere questo due volte, che questo qui è il mio classico siero, ho messo l'olietto. E in realtà, non so se avete visto, questo è di Giada Cosmetics ed è praticamente quasi finito, l'ho. L'ho adorato come siero. In realtà sto cercando di finire anche questo qua della Dr. Jart. Ne manca veramente pochissimo, cioè sono tipo a questo livello qui. No, vi volevo dire che praticamente stamattina ho cambiato spazzolino. Io comunque li cambio ogni 2 o 3 mesi, una cosa del genere. E un po' di tempo fa, col fatto che avevo finito il mio pacco da 6 degli spazzolini in bambù, volevo citarvi questi, ok? Segnatevi il nome, fatevi uno screen, insomma, poi se riesco ve lo metto nell'info box. Comunque questo brand qui, Hope Mate si chiama, che sono 6 pacchi di spazzolini più come si dice, appoggia spazzolino, non so come si chiami, vabbè, insomma questo contenitore qua. Ok? Che tra l'altro, vabbè, in realtà ogni tanto si inumidisce, quindi lo dovete far asciugare bene. Però meno male che ha il pallino sotto perché così non macera comunque il legno, insomma. E questo qui su Amazon è l'unico pacchetto che voi trovate con questi due contenitori, ok? Tutti gli altri ho guardato, riguardato, perché io volevo semplicemente comprarmi i due contenitori, non ci sono, purtroppo. Quindi, comunque sempre questi e vi li straconsiglio perché io comunque in realtà avevo provato anche un altro brand, ma questi spazzolini qua, dato che ci sono tantissimi che reclamano questa cosa, che gli spazzolini in bambù sono molto morbidi e dà come la sensazione che non pulisse, che non pulisca, scusatemi, i denti. Invece questo spazzolino qui è veramente super, vedete? Poi vabbè, ogni spazzolino ha una formina diversa, tipo io qua ho la stellina, che non so nemmeno se si vede. Se riesco ve lo avvicino. E ho tipo questa qui, è di mia mamma, che lei ha il quadratino. Insomma, così per poterli riconoscere, insomma. Niente, l'ho provato appunto proprio adesso, stamattina mi sono lavato i denti, ho detto, cavoli, però questo effettivamente, a differenza degli altri che avevo, è un po' più spessino, cioè è come se si utilizzasse uno spazzolino alla fine di plastica, insomma, non cambia praticamente niente. Pulisce bene, perché pulisce bene, anche gli altri puliscono bene, però secondo me ad alcuni potrebbe dar fastidio questa sensazione di spazzolino molliccio, non so come dirvi. Sono arrivata, adesso volevo prima legarmi i capelli decentemente, vediamo se riesco. In realtà è un po' prestino, però non importa. Nonostante abbia riposato, ho lo stesso sonno, parliamone. Rispetto anche alla prima notte che ho fatto, ho anche dormito, vabbè. Tra l'altro, cioè, non so se si vede, guardate che questo brufolo, cioè, allucinante, veramente, mi scappa pure una pipì assurda. Quindi, iniziamo a chiudere tutte le finestre e chiudo tutto. Mettiamo sta cosa. Poi quando sono dentro metto quella chirurgica, ovviamente. E nada, vado a fare la notte. Non sono pronta. Ci vediamo domani. Ragazzi, buongiorno, sono le
8 e mezza, non so se si vede, non riesco neanche a stare in piedi e parlare, anche perché sono stata in piedi tutta la notte. Vado a dormire e vi aggiorno dopo, che sto morendo letteralmente. Colazione pranzo, buongiorno. Ragazzi, buongiorno. Allora, perdonatemi questa inquadratura schifosa. Comunque, sono andata... Cioè, appena finita la notte, insomma. Ho fatto colazione un attimo all'ospedale perché, cioè, stavo morendo, letteralmente. Abbiamo avuto una notte un po' così. Cioè, vabbè, lasciamo perdere. E sono andata a ritirare il mio passaporto, che finalmente è arrivato. In realtà era tipo arrivato già da un po', solo che non avevo mai il tempo di ritirarlo, insomma. E... niente, sempre uno spaventapasseri, me ne rendo conto, ma cosa ci posso fare? Veramente sono morta, cioè sto giro sono proprio morta. Tra l'altro a casa adesso c'è pure il tecnico della Fastweb, quindi chissà quanto c***o dormirò. Vabbè, in tutto ciò io ho deciso che concluderò qua il vlog, perché secondo me è già venuto abbastanza lungo, anzi non vi tedio. E insomma... spero che vi sia piaciuto, insomma, il fatto che vi abbia portato un po' con me, anche se non proprio dentro in specifico. E nulla, un bacione, al prossimo vlog, raga.